deve essere un giorno di festa, festa della vita, del ricordo dell'orrore e della morte. Per questo vi ringrazio e la parola al sindaco di Facevo. Buongiorno a tutti, io intervengo solo intanto per ringraziare a nome della comunità di Facevo per questa onorificenza che avete dato a questo nostro concittadino che io ho conosciuto, concittadino che per tanti anni di dattilo è stato anche dipendente del comune di Facevo. Grazie anche per la bella manifestazione di questa sera. Il messaggio ai ragazzi è quello che la guerra è brutta e da qualunque parte venga combattuta ci sono sempre rotture, orrori, morti, sterminio. E poi un altro messaggio importante, perché noi oggi siamo sempre bevuti di internet, di Facebook eccetera eccetera, è quello di no al razzismo, accogliere i migranti che arrivano che hanno un altro colore e un'altra lingua. Questo è il vero messaggio della giornata odierna, nel senso che non potete, noi ricordiamo la seconda guerra mondiale e i morti, i tanti morti, ragazzi forse un po' meno, però il messaggio che dobbiamo portare nella nostra vita quotidiana è l'accoglienza, la solidarietà per chi soffre e per chi viene qui da noi da posti di guerra.